Artigianato e cultura digitale formano un binomio apparentemente contraddittorio, ma che può diventare un formidabile motore di innovazione. Lo sostiene Andrea Granelli, autore del libro Artigiani del Digitale, presentato recentemente a Firenze. Granelli è presidente di Canso, società di consulenza che si occupa di innovazione e che ha fondato insieme a Stefano Santini. La rinascita del digitale italiano deve ripartire, secondo Granelli, dalle specificità del paese, dal suo innato senso estetico, dalla diffusa cultura artigiana e dalle modalità partecipative che coinvolgono i piccoli anche in produzioni molto complesse. L'idea di scrivere questo libro è nata da alcune analisi, alcuni problemi che io ritengo siano presenti nel sistema italiano del digitale. Il primo è la bassissima penetrazione del digitale nelle piccole imprese, piccole e piccolissime imprese, nonostante avrebbero, queste aziende hanno le caratteristiche, diciamo, per utilizzare il digitale lo usano molto poco e oltretutto spesso lo usano anche male, nel senso che non necessariamente il digitale che loro utilizzano è la priorità, e questo è un primo elemento del problema. Il secondo è che il sistema dell'ICT italiano è un sistema molto debole, lo si vede da due numeri, dal rapporto della spesa IT sul prodotto interno lordo, molto basso, molto molto più basso della media europea, e sulla bassissima capacità italiana di esportare all'estero il nostro digitale. E allora mi sono domandato perché questa cosa è così, oltretutto partendo dal fatto che l'Italia ha giocato un ruolo importante nel digitale, senza andare a scomodare Meucci o Marconi, ma voglio dire, le cose che ha fatto Olivetti, il Faggin che ha mettuto lo Z80, le operazioni di TIM sulla telefonia mobile e sull'MP3, la RAI che ha fatto le prime sperimentazioni del digitale, quindi effettivamente è che continua, pensiamo a ST Microelectronics che ha fatto la sensoristica per gli iPad, no, i giroscopi eccetera, per cui effettivamente io ritengo che uno dei problemi sia proprio una cattiva interpretazione del fenomeno del digitale. Il fenomeno del digitale oggi ha una cultura, una parte di esso che è profondamente artigiana, e questa cosa ha creato un po' di discussione perché sembra quasi un ossimoro parlare di artigiani e di digitale, invece io sono convinto che è proprio così. Sono convinto in particolare che l'esigenza di personalizzare, di contestualizzare, di adattare la tecnica, la tecnologia al contesto è un'attività artigiana. Il concetto stesso di manutenzione del software, di maintenance, la riparazione, è un concetto artigiano. Molte le analogie fra mondo digitale e artigiano. L'artigiano costruisce l'utensile mentre l'operaio si limita ad usarlo. L'artigiano plasma la materia. Nel mondo digitale c'è molto materiale da adattare e da plasmare per renderlo utile e unico, con grande lavoro sulle personalizzazioni e sulle interfacce. Le piattaforme industriali rappresentano dunque una componente fondamentale, ma il vantaggio competitivo per l'azienda che utilizza il software deriva soprattutto dal lavoro artigiano che provvede alla contestualizzazione. In una realtà come quella toscana, fiorentina, dove l'artigianato è di casa, come si fa però a dare una spinta? Perché questi due mondi sembrano ancora molto separati. Ma io penso che la sfida sia proprio una sfida di tipo intergenerazionale. Oggi ci sono due categorie usate anche dalla sociologia e dalla politica che sono apparentemente molto separate, l'artigianato e la classe creativa. È come se fossero due mondi, per me non è così. Per me la classe creativa è la versione giovanile dell'artigianato. Come nelle botteghe c'era un dialogo intergenerazionale, questo deve essere lo stesso, cioè la grande sapienza manuale dei grandi artigiani deve essere trasferita, diciamo, ai piccoli e ai nuovi creativi, anche perché nel futuro non ci sarà più una separazione tra fisico e virtuale. I prodotti come l'iPad sono prodotti che sono fisici e virtuali, e bisogna progettare in maniera tutto il mondo che oggi incomincia ad affacciarsi, che si chiama l'internet delle cose, Internet of Things, che farà sì che ogni oggetto sarà un oggetto che potrà essere collegato a internet, che potrà essere osservato, che potrà raccogliere informazioni, che potrà essere guidato, di fatto fa sì che ogni oggetto fisico avrà una piccola anima digitale. Questa attività di inserimento del digitale dentro gli oggetti fisici è un'attività ancora molto manuale, naturalmente, perché non possiamo pensare che l'anima digitale, che saranno poi sensori, un po' di elaborazione dei piccoli display e dei meccanismi di comunicazione, vada a rovinare la forma e la funzione dell'oggetto. Quindi sarà un'attività molto manuale, e chi oggi se ne sta occupando inserendo queste cose dentro oggetti della vita comune sta facendo un lavoro veramente da artigiano. Oggi gli operai purtroppo non sono in grado di fare più nulla, perché seguono una macchina, uno strumento, mentre l'artigiano, che ogni volta si rimette in discussione, è sempre più importante, anche perché nel futuro il tema dell'ambiente è ormai un tema rilevantissimo. Quindi il rapporto con l'ambiente, il rapporto con il recupero del materiale è un tema fondamentale, e la cultura artigiana è questa, è recuperare tutto, non buttare via nulla,
Questa è una tradizione antica, mi viene in mente un'espressione dell'Ecclesiaste che dice: chi distrugge il muretto verrà morso dalla serpe. Era una tradizione antica, ogni oggetto costruito dall'uomo non poteva essere distrutto, doveva essere in qualche modo riutilizzato, era uno scempio contro la natura il buttare via. Questo è strutturalmente dentro la cultura artigiana, mentre la cultura industriale butta via, non ripara neanche più, è più facile cambiare l'oggetto e prendere un altro. Questo secondo me non è sostenibile coi tempi verso cui andremo, quindi anche questo è un elemento che dà alla cultura artigiana un elemento di grande modernità e di grande è molto al passo coi tempi, non so come dire, rispetto a una cultura artigiana e industriale che magari è molto veloce nel fare cose in crescita ma non si sa adattare e soprattutto non è coerente con un mondo dove l'ambiente, l'energia saranno risorse molto scarse.